Ciao ragazzi, oggi ho il piacere di ospitare sul mio canale Santa di Resistenza nello Spazio. Vi metto il link al suo canale giù nei commenti, nel primo commento, perché secondo me merita veramente tanto. È su YouTube da poco, però io lo conosco da un po' di più perché prima era su Instagram e abbiamo fatto amicizia. Ha dei contenuti veramente eccellenti, sia come qualità delle informazioni che come qualità proprio di realizzazione del video. Quindi vi consiglio di andare a iscrivervi al suo canale e poi se volete vederlo ancora sul mio di canale lasciatemi un commento, un like, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, qua è Santa e questo è il tutorial completo sulla panca piana. Andremo a parlare di setup, di esecuzione e infine di attrezzatura. La panca piana è uno degli esercizi re quando si parla dell'allenamento del tronco. Tuttavia, moltissima gente non è ancora capace ad eseguirla in modo corretto. Che cosa intendo per modo corretto? Una tecnica di esecuzione che si adatti il più possibile alle caratteristiche dell'individuo e che sia un buon punto di incontro tra ottimizzazione della performance e prevenzione dell'infortunio. Se si parla di infortunio è obbligatorio parlare di scapole. Le scapole nella panca piana vanno addotte e depresse. Questo per aumentare la distanza subacromiale, ossia lo spazio che c'è tra l'acromion, piccolo osso della scapola, e la testa dell'omero, osso del braccio. In questo spazio subacromiale scorre un piccolo muscoletto chiamato supraspinato, un muscolo della cuffia dei rotatori, gruppo muscolare che si occupa della stabilizzazione e protezione della nostra spalla. Adducendo e deprimendo le scapole, e quindi aumentando lo spazio subacromiale, noi lasciamo che il soprespinato scorra liberamente, senza rischio di frizioni e quindi di possibili infiammazioni e infortuni. Al contrario, se una panca viene eseguita a schiena piatta, come suggerisce, ahimè, la maggior parte degli istruttori di sala pesi, si rischia di lasciare andare scapole, spalle e gomiti un po' dove vogliono. Questo probabilmente diminuirà il nostro spazio subacromiale e quindi schiaccerà tra omero e acromion il nostro supraspinato. A parte la componente di prevenzione degli infortuni, l'adduzione e la depressione scapolare è molto utile anche quando si parla di effettivi guadagni di forza e di ipertrofia. In questa posizione il gran pettorale viene allungato completamente, cosa che con una panca eseguita a schiena piatta non succederebbe mai. Inoltre, l'inclinazione del busto data dalla posizione stessa aumenta l'attivazione di tutte le fibre del gran pettorale. Ma non finisce qui. Altra conseguenza di questa pratica è un innalzamento del petto, il che comporta un minor ROM, ovvero una minor distanza che il bilanciere deve percorrere. Ciò significa più peso sul bilanciere e meno fatica per alzare il bilanciere stesso. Ora che sappiamo come posizionare le scapole, è arrivato il momento di impugnare effettivamente il bilanciere. La larghezza dell'impugnatura di solito è abbastanza più larga di quella delle spalle, ma come linea guida generale io vi consiglio di trovare una larghezza che vi permetta, una volta arrivati con il bilanciere al petto, di avere gli avambracci perpendicolari al pavimento. Questo, secondo fisica, dovrebbe essere il modo più ottimale per alzare il peso e quello con cui si riesce a trasferire la maggior quantità di forza al bilanciere. Tuttavia, a mio avviso, quando si parla di panca piana, le linee di spinta e la direzione della forza non sono l'unica cosa che conta. Infatti, quando si parla di scegliere la larghezza dell'impugnatura adatta, c'è anche da parlare di ROM, ovvero Range of Motion, ovvero la distanza che il bilanciere deve percorrere durante il movimento, che di solito va, si spera, dal petto fino a gomiti completamente estesi. Devo dunque rettificare la mia affermazione precedente. Io consiglio una larghezza dell'impugnatura che rappresenti una buona via di mezzo tra riduzione del ROM e linee di spinta ottimali e verticali. Durante l'esecuzione di questo esercizio, i punti di appoggio con il mondo esterno dovrebbero essere tre: la testa sulla panca, il vostro sedere sulla panca e la pianta del piede completamente appoggiata a terra. Parlando di piedi, questi ultimi dovrebbero essere sì completamente appoggiati a terra, ma allo stesso tempo dovrebbero essere portati più vicino al capo possibile. Questo rende tutto il vostro arto inferiore più attivo e probabilmente aumenta la vostra capacità di creare un arco e quindi di innalzare il vostro petto. Dimenticatevi dunque di esecuzioni con i piedi rialzati. A mio avviso, questo non fa altro che togliervi stabilità,
compattezza e probabilmente farà diminuire l'innalzamento del vostro petto. Oltretutto, i piedi e le gambe hanno un ruolo attivo nella panca piana, benché non si direbbe, e di questo ne parleremo quando andremo a trattare l'esecuzione vera e propria. Prima di parlare di esecuzione, però, volevo soffermarmi sulla respirazione. Molti consigliano una respirazione classica da palestra, tra virgolette, ossia inspiro mentre scendo, espiro mentre salgo. Secondo me, invece, la respirazione nella panca piana, come nello squat e nello stacco, dovrebbe essere atta a creare la maggior tensione globale possibile. Consiglio dunque di effettuare una manovra di valsalva, ovvero un'inspirazione diaframmatica seguita da un'espirazione forzata a glottide chiusa. In parole povere, faccio un bel respiro e spingo in fuori la pancia cercando di non far uscire l'aria dalla bocca. È giunto ora il momento di parlare del movimento stesso. Si parte a gomiti completamente estesi e, dopo aver effettuato una corretta respirazione, si porta il bilanciere al petto, più o meno ad altezza capezzolo. Una volta arrivati con il bilanciere al petto, si può decidere di fare una pausa oppure di toccare e risalire immediatamente, e si torna alla posizione di partenza a gomiti completamente estesi. Su quanto debbano essere aperti i gomiti una volta arrivati al petto, si sono create delle vere e proprie faide. C'è chi sostiene che i gomiti debbano essere tenuti molto vicini al busto per non rischiare di danneggiare la spalla, c'è chi sostiene che i gomiti debbano essere tenuti parecchio aperti per attivare meglio il gran pettorale e avere più forza. C'è da dire che gomiti più chiusi aumentano il ROM e esasperano la traiettoria a J rovesciata tipica della panca piana, mentre gomiti più aperti garantiscono un ROM minore e una traiettoria più rettilinea, che in fisica è quella più ottimale quando si parla di alzare un peso. Io personalmente sono un grande fan della zona grigia e delle sinergie, quindi consiglio sempre un'apertura dei gomiti che sia una buona via di mezzo. In questo modo useremo molto bene sia pettorale che tricipiti e non rischieremo in ogni caso di farci male alla spalla. Qui mi permetto di fare un appunto. A mio avviso, quanto debbano essere tenuti chiusi i gomiti per non farsi male alla spalla dipende anche tanto da quanto efficacemente è stato eseguito il setup e da quanto efficacemente sono state addotte e depresse le scapole. Un setup ottimale e una scapola posizionata in modo corretto lascia spazio a una maggior apertura dei gomiti. Indipendentemente da quanto decidiate di tenerli aperti o chiusi, l'importante è che, una volta arrivati con il bilanciere al petto, i gomiti siano sotto di esso o poco avanti a esso, mai dietro il bilanciere. Cosa pensare durante l'esecuzione? Io non mi concentrerei troppo sul sentire il petto bruciare, ma bensì mi focalizzerei sui punti di contatto che ho con il mondo esterno e con il bilanciere. Ovvero le mie scapole, per esempio, e le mie mani che impugnano il bilanciere stesso. Questa pratica si chiama external cueing e vari studi, come per esempio quello di Marchant et al. Del 2017, dimostrano che sia superiore per quanto riguarda performance ed espressione della forza rispetto all'internal cueing, ovvero rispetto al focalizzarsi sul proprio muscolo mentre si esegue l'esercizio. Un piccolo tip che mi sento di darvi, dunque, è quello di focalizzarvi sulle vostre scapole e su come sprofondano nella panca mentre spingete il bilanciere, non sul vostro pettorale che brucia. Prima parlavamo di come i piedi, e in generale gli arti inferiori, abbiano un ruolo attivo nella panca. Al momento di sollevare il bilanciere, infatti, è possibile darsi una piccola mano spingendo con gli arti inferiori sul pavimento. Una parte della forza espressa si trasferirà anche al bilanciere, aiutandovi a sollevarlo. Tutto ciò viene comunemente denominato leg drive ed è una pratica che sconsiglio a persone che non hanno ancora una padronanza completa del movimento, poiché rischierebbero di alzare il sedere dalla panca durante la fase di spinta con gli arti inferiori, aumentando il rischio di infortunio. Attrezzatura e panca piana. A mio avviso, la panca piana è quella che necessita di meno attrezzatura tra le tre alzate fondamentali. E le due cose che mi sento di consigliarvi sono delle fasce per i polsi, per evitare che il polso vi si iperestenda durante l'esecuzione, e delle scarpe da squat, che possono permettervi di portare il piede ancor più vicino al capo e quindi di avere un maggior leg drive.
Il video è giunto al termine. Se ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like, di commentare e di iscriverti al canale. E non dimenticare di seguirmi sugli altri social. Ti lascio Facebook e Instagram in bio. Ciao ciao!